sta prendendo fuoco! Sono a New York e guardate com'è bello Spider-Man! Quanto mi piacerebbe vivere in un mondo di supereroi! Oh cavolo, ma siamo a Disneyland! Salve carissimi, io sono Nick Radogna. Beh, come avete capito, sono a Disneyland e adesso vi faccio vedere l'hotel di Marvel. Così vi faccio vedere dove dormo, cosa mangio e poi ce ne andiamo in giro a Disneyland e al Walt Disney Studios. E quindi, prima di cominciare, come sempre, metti un bel like, iscriviti al canale attivando la campanella, se vi va seguimi anche su Instagram. E ora iniziamo subito con il tour dell'hotel. L'hotel si chiama Hotel New York di Art of Marvel. Non lo vedete? Ci sta pure la statua di Iron Man fuori, ma anche giù alla reception ce ne sono. È un hotel a 4 stelle, ci sono un sacco di negozi di merchandising, aree di creatività per i ragazzini e soprattutto questa bellissima piscina. Ma adesso noi saliamo con la nostra card e ci dirigiamo in camera. Eccoci qua nella nostra stanza dell'hotel di Marvel. Ma non ci credo, mi hanno messo pur lo spumante qua. Qua abbiamo degli opuscoli, macchinette del caffè, acqua, bicchieri. Qua sicuramente c'è il frigo bar, vediamo che sta dentro. Ah, qua abbiamo degli opuscoli vari, abbiamo il telecomando perché abbiamo la televisione. Ma dove sta la televisione, scusa? Televisione? 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 Oh, ma dove sta la televisione? No! Ehi, ma aspetta. No! Welcome Radogna! La TV è nello specchio! Ma è incredibile! E ora vediamo una cosa di cui hanno bisogno anche i supereroi: il bagno. Quindi apriamo la porta magica ed ecco qui il bagno. Wow, ma quanto è luminoso! Eccomi qua, na, come sono bello! Qua abbiamo una bellissima doccia dove ovviamente anche il WC. Quindi la camera dell'hotel di Marvel è approvatissima. La colazione la facciamo al Manhattan Restaurant ed ovviamente possiamo mangiare dolci come brioche e croissant, senza dimenticarci della colazione americana o British, che io eviterò perché sono italiano. Ho preso quello che sembra latte Nesquik, poi ho preso un bellissimo pancake con la marmellata e frutti di bosco. Ci sta, è un normalissimo pancake. E poi dulcis in fondo all'aspetto di qualcosa che ho già mangiato in realtà, tipo una torta, non ne ho idea. Però la parte bella che c'è il disegnino di Mickey Mouse. Sicuramente l'unico consiglio che darei è di mangiarlo così, magari inzuppandolo nel latte. Io darei un 8 complessivo e la colazione è approvata. E adesso ci dirigiamo verso l'entrata. Ma guardate che magia! Adesso entriamo effettivamente nel Disneyland Park. Tra l'altro qui a Disneyland fino a settembre 2023 si festeggiano i 30 anni. Mo! E allora andiamo. Ed ecco in lontananza il nostro castello. In questo ristorante chiamato Walls in realtà ho già mangiato. Ed è un ristorante diverso dagli altri presenti a Disneyland Paris. Molto elegante e di classe con vista sulla strada principale. Io però mi sono limitato a mangiare questa insalatina e a questa torta con le orecchie di Mickey Mouse. Buona! E mo andiamo a vedere che cos'è che sta sotto al castello. I bambini che gridano stanno perché fanno i capricci. Abbiamo una gioielleria e da qui penso che si va a vedere la Bella Addormentata. Se volete ci sono anch'io come Bella Addormentata perché ho dormito poco stanotte. E qui fanno anche la fila per estrarre la spada nella roccia. E mo ci vado io. Dai che ce la devo fare, manneggia. La spada non è suaglio, mannaggia. Mado. La spada non ce l'ho fatta a prenderla. Io volevo la gloria eterna e invece ho avuto solo l'ernia al disco. Spettacolo, pur le avventure di Pinocchio abbiamo qua. Che poi mi sono sempre chiesto cosa accadrebbe se Pinocchio dicesse mi si allunga il naso. È una bugia o una verità? Il naso si allunga o si rimpicciolisce? E qui abbiamo il Peter Pan Flight. E mo ci andiamo, proprio al volo. Entriamo nella nostra barchetta. E che cos'è qua? Bellissimo. Ecco Capitan Uncino, Peter Pan con gli amici suoi. Attrazione molto carina. Qua si fa la fila anche per il labirinto. E adesso tra una camminata e l'altra è giunto il momento di provare un bellissimo gelato. E ho visto che c'è quello a forma di topolino. Costa 4,50 euro, quindi io andrei a provarlo adesso. Apriamo la confezione, vediamo com'è. Ed eccolo qui il nostro topolino Mickey Mouse. E come Mike Tyson proverò a mangiargli l'orecchio per prima. Veramente buono, la qualità del cioccolato è veramente incredibile. Un po' come se fosse un gelato Magnum o gelati di qualità che trovate in giro. È approvatissimo. No vabbè, adesso voglio entrare in questa attrazione di Buzz Lightyear verso l'infinito ed oltre. I movimenti che fa sono veramente umani. Cioè guardate quanto è molleggiante il braccio. Ed eccola qui l'attrazione, adesso ci saliremo. E abbiamo pure una pistola. Adesso mi sento in America. Praticamente dobbiamo semplicemente sparare i bersagli. Veramente una bella esperienza. Viva Buzz Lightyear. Però camminando possiamo notare anche questa piccola botteghina in cui possiamo anche mangiare delle crepe. Oppure questo stranissimo dolce chiamato Madeline. Vabbè, c'è pure Mickey Mouse sopra. E ahimè, Mickey Mouse non ci sta sopra. No ragazzi, è la giornata più triste della mia vita. Per fortuna che c'è questa glassa zuccherosa sopra. Il resto è molto semplice. È tipo una torta, una ciambella. Quindi gli darei una bella sufficienza.
pensa. E se proprio lo dovessi mangiare, lo accompagnerei con qualcos'altro. Ma invece qui abbiamo la lampada magica. Ok, vado a sfregare la lampada magica, perché voglio 50.000 like a questo video. Dai genio, esci per favore. Niente. Vabbè, il genio mi ha ghostato, quindi mi affido a voi per avere i like. Oh, ma guarda qui che abbiamo l'isola delle avventure, guagliò. E chi sta? Jack Sparrow qua? Difatti qui alle mie spalle abbiamo la nave. Adesso entriamo alla grotta. Ci sono anche un sacco di cascate. Cioè, guardate questa. C'è anche un ponte molto pericoloso. E guardate come si muove. Allora io me ne vado. Magari vado a mangiare qualcos'altro. Vado, eh. In questa zona riservata ho avuto modo di provare un po' tutti i cibi che possiamo trovare in giro a Disneyland, come dolci e cose salate. E mo vi faccio vedere che cosa mi sono accaparrato. Questo bellissimo biscottone, cioè quanto la mia mano, per festeggiare i 30 anni di Disneyland. È un biscotto normale, forse lo accompagnerei col latte. Diciamo che la sufficienza gliela diamo. Poi abbiamo metà sandwich, quindi immaginatevi l'altra metà, che va a formare un topolino. Dentro non so che cosa ci sia. Molto leggero, pane molto basic. Dentro ci sono verdure come carote, insalata, formaggio. Che è mio zio quello? Questo bellissimo gelato, secondo me è buonissimo. Sono molto curioso. È uno strano gusto che non so decifrare. In realtà mi ricorda il cioccolato bianco. E guardate, è veramente cremoso. Questo secondo me è da 10. Assolutamente, super buono. Questo gelato magnifico a forma di topolino. E adesso pure qua gli mangio le orecchie. È un marshmallow, guardate qua. È praticamente un marshmallow ricoperto di cioccolato bianco, glassa. Cose molto buone. Metà ciambella, sempre a forma di topolino. E poi un cioccolatino con sopra questo piccolo cioccolato bianco, sempre per festeggiare i 30 anni. Ci sono i frutti di bosco dentro ed è anche ripieno di cioccolato. Mi sono riempito qua. Adesso saliamo sul treno. Eccolo qui. Si parte, si fa questo bellissimo percorso. A posto, siamo arrivati. E addirittura qui c'è la pasta con i personaggi Disney. Ma una seconda possibilità, la pizza di Disneyland gliela diamo? Va bene ragazzi, io il secondo tentativo lo voglio dare a questo ristorante. Mi prendo la pizza Mickey Mouse, va bene? Ecco qua la location, si chiama Pizzeria Bellanotte. Ed eccola qui la nostra bellissima pizza. Bella piccolina, abbiamo pagato 9 euro per questa. Una bottiglietta d'acqua, una busta di pomodori e un mini magnum. Alla Mike Tyson, come sempre, mangiamoci l'orecchio. Ma che vuole questa? Mi piace questa pizza? No. È come quella napoletana? No. Avrà la forma di topolino? Chapeau. È simile alle pizze surgelate. La qualità diciamo che c'è, ma sul livello della sufficienza scarsina. Sicuramente la cosa da dire è che il sugo che sta qua sopra non è quello utilizzato per le pizze. E la mozzarella invece, eccola qui. Non troppo filante. Ma vabbè ragazzi, forza Italia, ciao. Disneyland è da quella parte, ma adesso andiamo ai Walt Disney Studios. Ci ritroviamo con questo bellissimo giardino con dei negozi qui. Ma adesso dirigiamoci più avanti perché ci sono delle cose belle proprio passando da qui sotto. Pluto e Pippo me li vedo abbastanza felici oggi. Ma guardate che bella location, pieno di negozi e ristoranti. Questa statua è magnifica. E stiamo parlando proprio della statua di Walt Disney che tiene per mano Topolino. E pensate che Topolino è stato creato nel 1928. Che storia. Ovviamente anche questo parco è grande, ma noi dobbiamo andare verso l'Avengers Campus, ovvero una nuova area dedicata agli Avengers, ed è stata inaugurata a luglio 2022. Quindi adesso entriamo ed esploriamola. Qui c'è la prima attrazione chiamata Web, dedicata a Spider-Man. Ma c'è Spider-Man lì, oh! Eccolo, eccolo, mamma mia, quante capriole che sta facendo. Ma dove va? Dove va? Forse avrà avuto fame e sarà andato a fare 4 salti in padella, non lo so. Ovviamente io sono molto sazio oggi, però guardate questo ristorante, si chiama Stark Factory ed è praticamente un ristorante in cui fanno pizza e pasta. E se entriamo, guardate quanto è figo qui. No vabbè, incredibile, non ci credo. Veramente un posto interessante, magari in futuro ci mangerò qui. E qui abbiamo l'altra attrazione che si chiama Flight Force. E guardate qua che bella navicella. E quindi entriamo. Ora stiamo per entrare in questa stanza. Sta pure Iron Man. Cioè guardate come si muove, ma è veramente realistico. Ma non ci credo. Oh, che sta succedendo? Voglio. Eccola qua la nostra attrazione. Ma noi ci vediamo dopo. Beh, devo dire che questo non era fatto male, anche se per un momento rischiato di perdere gli occhiali. Adesso ci dirigiamo a Playland, dedicato a Toy Story. E guardate Buzz Lightyear quanto è gigante. Non so se rendo l'idea, questi salgono tutti e poi vai vai, ah, olè.
diciamo che rischi di vomitare il cenone di Natale. Aereo gigante. E tutto è veramente più grande. Cioè, guardate questa palla. Ora invece stiamo andando in un'attrazione dedicata a Cars. Eccoli qui i nostri amici. Stiamo andando da qualche parte. Guardate, guardate. Questo è proprio il bello. C'è un'estrazione del petrolio in corso. Oh, oh, c'è una scintilla lì. Mado, mado. Vedo scintille. Oh, sta prendendo fuoco. Altro fuoco. Sta prendendo tutto fuoco. Adesso esplode. Go! Ecco qua. Gli stanno facendo il bidet al camion. Guaglio. Vabbè, dai, dettagli. Basta che l'abbiamo spento l'incendio. Siamo arrivati al momento della cena e finalmente aggiungerei, anche perché ho fame, ho camminato e sono qua a Pim Kitchen. E che cos'è? È un ristorante arredato a mo' di laboratorio scientifico. Ci siamo accomodati. Che sta qua? Il vaccino? È il metodo in cui ci si serve tramite buffet. Infatti dobbiamo fare questa fila e prendere il cibo che vogliamo. Abbiamo questo hamburger gigantesco, degli hamburger piccolissimi, altro cibo molto particolare ed altre specialità come carne, corn dogs. Per non parlare di questi mini hot dog e di questa mega brioche. Con questa starei a posto 2 mesi. Quindi segui il percorso, prendi quello che vuoi. Ed il bello è che i cibi vengono messi in provette, ampolle, misurini. E sembra di essere in un laboratorio. Infatti c'è una fragola gigante e queste strane bibite blu. Baker con fragole, della strana salsa blu ed altri condimenti in contenitori di laboratorio. Allora iniziamo con il roll messicano e vediamo che cosa c'è all'interno. C'è tipo il chili. Pensavo fosse croccante come gli involtini primavera, ma è veramente buono. Adesso è il turno del mini hamburger. Cioè, guardate quant'è. E ci sta la grande perché ha la salsa cheddar, hamburger, pomodoro e un'altra salsa che non riesco a riconoscere, ma è simile a quella crispy. Adesso è arrivato il turno dei corn dog. Sarà sicuramente qualcosa di surgelato, ma la qualità c'è. E adesso per concludere ci mangiamo l'hamburger gigante. Vediamo com'è. Ma sapete che è veramente buono? E chi l'avrebbe mai detto? Ed eccoci qua ovviamente con il dessert. Abbiamo questo bellissimo gelato. Questo è un clickbait perché sembra un gelato ma in realtà è una torta. Andiamo avanti. Ma adesso passiamo al pezzo forte. Questa bibita blu, che in realtà non è una bibita perché se faccio così non esce niente. Allora sarà tipo una gelatina. Ma guardatela, è molto budinosa, si muove veramente tanto. Sembra Powerade. In effetti il colore non mente. Dà di bibita energetica sotto forma di gelatina. Per essere in questo contesto futuristico, questo come dessert ci sta. E guardate qui, la cameriera è vestita da scienziata. La bibita in questione in una provetta che viene aperta e viene versata su questo contenitore. E dove siamo qua? Al pronto soccorso? Vabbè, io bevo questa pozione per avere scudo. Veramente buono. 3, 2, 1. Bene carissimi, il video di oggi termina qui. Abbiamo mangiato tante cose belle, abbiamo visitato posti nuovi e questo qua era il nostro video a Disneyland. E quindi se il video ti è piaciuto mi raccomando lascia un bel like, iscriviti al canale attivando la campanellina, anche perché la maggior parte delle persone che guardano i video non sono iscritti al canale. E come vogliamo recuperare? E noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Ciao carissimi.